Silenzio, solitudine, strade deserte, tricolori ai balconi e alle finestre, ma anche tanto dolore, tanta tristezza per due vittime. È quello che sta vivendo la comunità di Venticano, che è stata tra le prime a subire il grave dramma della pandemia. A Venticano però, come ci ha raccontato il sindaco Luigi Denisco, non hanno mollato e subito sono ripartiti con coraggio per evitare che la tragedia diventasse ancora più grande e per aiutare chi è stato e chi è ancora in difficoltà. Il tutto è stato possibile grazie ad una forte sinergia tra amministrazione comunale, protezione civile ed associazioni di volontariato. Dopo quel primo momento di smarrimento, perché Venticano è stato uno dei primi comuni ad essere interessato da questa epidemiologia, probabilmente è stato anche un po' fortunato, diciamo, nella sportura, perché trovato alla guida della comunità un medico, quindi più o meno si è riuscito anche a districare maggiormente in queste difficoltà, soprattutto sanitarie, che sono comparse subito. Quindi quello che abbiamo fatto sin da subito, abbiamo cercato di intervenire isolando chi era stato a contatto con i pazienti che avevano subito questo contagio, e questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto. Le abbiamo seguite un po' più da vicino queste famiglie, portando loro quelle necessità che non potevano mettere in atto da sole, perché erano obbligate a stare in casa. Dopo questo primo attimo un po' di smarrimento, sì, abbiamo attivato il servizio COC della protezione civile, e abbiamo messo a disposizione della nostra comunità tutta una serie di servizi che da soli non potevano svolgere. I servizi erano maggiormente rivolti alle fasce più deboli, parlo dei pensionati, parlo dei disabili, e utilizzando la protezione civile abbiamo attivato quel servizio di consegna a domicilio sia dei generi alimentari che delle necessità farmacologiche che potevano loro servire. Poi dopodiché, insomma, abbiamo cercato di dare delle regole, soprattutto di impartire delle disposizioni che ci vengono date anche dalla regione, dal governo centrale stesso, che era la lontananza, l'isolamento, l'utilizzo di dispositivi necessari tipo le mascherine, soprattutto il lavarsi con prodotti disinfettanti, spesse volte le mani. Queste sono state le prime cose che abbiamo messo in atto, e poi abbiamo cercato anche di dare una continua comunicazione alla comunità stessa. Con settimanalmente abbiamo lasciato delle direzioni mediante dei video sulla nostra app comunale, che informavano un poco della situazione, su come proseguiva. Chiaramente poi ci sono state tutta un'altra serie di iniziative, e io qui colgo anche l'occasione per ringraziare chi ha voluto fare delle donazioni al comune stesso, perché provvedesse poi a portarle a quelle fasce che ne avevano più bisogno, perché chiaramente c'è stato un momento in cui viene meno il lavoro, viene meno le varie attività, e si inizia a sentire i bisogni primari. Io devo comunque dire, per carità, ringraziare come ha risposto la comunità alle nostre indicazioni, questo senz'altro. In un paese piccolo è più facile amministrare e farsi seguire secondo quelle regole che noi dettiamo. Per quanto riguarda le altre cose, penso che la comunità risponderà così come ha risposto nella prima fase, attenendosi a quelle che sono state le indicazioni del comune. Quei bonus alimentari messi a disposizione li abbiamo distribuiti diciamo in tempo rapido, soprattutto cercando proprio di diminuire quelle difficoltà, soprattutto gli approvvigionamenti alimentari che potevano essere necessari per le persone meno abbiente. Ci siamo serviti anche per fare questo della protezione civile, per dare questi buoni. E poi penso che abbiamo anche fatto altre piccole donazioni di mascherine. Ora aspettiamo un secondo carico, proprio perché noi eravamo stati interessati in maniera drammatica dei casi di contagio. Dovrebbe arrivare in settimana un nuovo carico di mascherine, in più dobbiamo andare a ritirare quelle che l'ANCI ci ha messo a disposizione. Penso che il 4 avremo una maggiore apertura, e quindi probabilmente riprenderemo piano piano, lo dico anche da medico, è difficile fare un appello di ripresa immediata, proprio piano piano, perché potremo avere ancora una fase difficile da superare col tempo.